Play 38. Rivedi dall'inizio il programma in onda. Premi freccia su sul tuo telecomando. Buona visione. Tada! La si usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Tada! Un'unica parola per stupire. Tada! Su RTV 38, Tada! La TV che non ti aspetti. Buonasera a tutti voi e ben ritrovati al nostro venerdì di Tada, venerdì con il quale chiudiamo un'altra settimana e lo facciamo come sempre con una puntata davvero divertente. Non mancherà tanta bella musica, esibizioni, parleremo di libri ma anche di progetti e di associazioni. Quindi iniziamo proprio con loro, con la forza della solidarietà. In compagnia di Massimiliano Marabissi, rappresentanti associazione Matteo Vivi e Circolo Lega Ambiente Terra e Pace, benvenuto a Tada. Grazie Carlotta, buonasera, grazie dell'invito. Benvenuta anche a Luisa Mucci, associazione Incontriamoci e Io Sempre Donna. Grazie Carlotta. Benvenuto anche a Luca Nizzi, rappresentante gruppo I Camminatori Folli, grazie per essere buonasera. Qui. Buonasera. Quindi siete associazioni, alcune delle associazioni della Val di Chiana Senese, in collaborazione per promuovere una raccolta fondi finalizzata all'acquisto di un casco refrigerante per il reparto di oncologia. Come nasce il progetto? Come nasce il progetto? Appunto, noi siamo rappresentanti di 4-5 associazioni, ma c'è da dire che attorno a questo progetto attualmente sono raccolte oltre 30 associazioni di tutti i comuni, dei 10 comuni dell'Unione della Val di Chiana Senese. Sì. L'iniziativa, l'idea nasce più o meno a giugno-luglio dello scorso anno. Io rappresento appunto l'associazione Matteo Vive, è un'associazione, come si capisce dal nome, in memoria di Matteo Della Lena, che purtroppo ci ha lasciato alcuni anni fa. E come associazione noi ci preoccupiamo di raccogliere fondi durante il corso di tutto l'anno da destinare poi a progetti, eventi, situazioni, associazioni più disparate. L'anno scorso per l'esigenza che è venuta fuori nel nostro territorio della mancanza di un'importante apparecchiatura medicale, ovvero questo casco refrigerante che poi Luisa ci illustrerà meglio come funziona e a cosa serve, abbiamo deciso di cominciare una prima raccolta fondi per raggiungere l'obiettivo di circa 43.000 euro per donare appunto al presidio ospedaliero di Nottola questa apparecchiatura estremamente importante che purtroppo il Sistema Sanitario Nazionale non passa. Quindi in occasione del Memorial Matteo Vive che si svolge tutti gli anni tra Chianciano e Montepulciano a Sant'Albino, abbiamo aperto con i primi 2.000 euro versati su un conto corrente di scopo questa raccolta. La raccolta era chiaramente ambiziosa, il progetto era un progetto che ci lasciava anche alcune perplessità, ma grazie all'entusiasmo mostrato da tutta una serie di associazioni del territorio, della quale noi siamo alcuni rappresentanti, stiamo andando avanti creando una serie di eventi di più disparati, da spettacoli teatrali a concerti musicali, tombole, gare di briscola, piuttosto che camminate, corse podistiche di tutti i tipi. Ognuno mette un po' del suo e piano piano stiamo cercando di raggiungere l'obiettivo dei 43.000 euro. Dopo ci entreremo nel dettaglio proprio degli eventi già svolti ma anche in essere, proprio per raccogliere soldi che mirano ovviamente a questa, iniziativa che mira a contrastare la caduta dei capelli durante i trattamenti chemioterapici. Ce lo spiega lei, Luisa, dato che è un medico. Sì. Questo sistema è un sistema refrigerante, detto anche casco refrigerante, che consiste appunto in un robot che collegato a delle calotte
abbassa la temperatura del cuoio capelluto e quindi crea una vasocostrizione dei capillari, per cui il chemioterapico non raggiunge il bulbo pilifero. Questo fa sì che rispetto a determinati chemioterapici allopescizzanti, cioè che fanno cadere i capelli, sì, questo sistema contrasti la caduta dei capelli. È chiaro che ci sono dei farmaci come i taxani che sono scarsamente allopescizzanti e quindi il risultato è al 90-95%. Altri farmaci chemioterapici sono più allopescizzanti e quindi la riuscita è sul 60-40%. In ogni caso, diciamo, tutto questo viene fatto per far sì che soprattutto persone giovani che sono in terapia con chemioterapici diciamo, superino il disagio della caduta dei capelli, che è un disagio in più rispetto a tutto l'iter della malattia, dalla diagnosi, percorsi molto molto delicati. E quindi questo è un supporto che non è un salvavita e per questo non viene finanziato dall'USL, ma in tutte le strutture dove lo troviamo è stato comprato da associazioni o da, insomma, gruppi di persone che si sono messe insieme e appunto alla funzione di alleviare un po' il percorso faticoso delle donne e degli uomini, soprattutto giovani, che devono affrontare un percorso oncologico. Ed è molto importante ed è per questo che vogliamo sapere come potervi aiutare. A tal proposito, 16-17 marzo, cosa succederà? Il mio gruppo, i Camminatori Folli, ha deciso di organizzare una camminata che, percorrendo più comuni possibili, per poi promuovere questa raccolta fondi. Noi abbiamo deciso di percorrere e di attraversare tutti i comuni per unirli e per mettere in atto quello che più ci rimane facile, cioè quello di percorrere chilometri come siamo abituati e per far più pubblicità, più rumore, più clamore possibile. E quindi noi il 16 marzo, sabato, partiremo da San Casciano e percorreremo le strade più vecchie, quelle più antiche, i sentieri di boschi, le strade bianche, e per poi raggiungere le piazze, il Chiusi, Sarteano, e percorrere i primi 40 chilometri. La domenica invece partiremo da Pienza per raggiungere Montepulciano e poi da Montepulciano scenderemo a Nottola. Tutto questo per cercare di unire la comunità, certo, e di sensibilizzare l'evento e la raccolta fondi. Dato che sono iniziative davvero preziose, ci torneremo più tardi e anzi capiremo anche chi sono tutte le altre associazioni che sono dietro al progetto. Grazie per il momento. Grazie. Andiamo avanti, in linea al salottino, in linea alla nostra star del venerdì, in linea alla nostra Ivana. E la vostra Ivanuccia sempre qua spiaggiata nel divano comodo e, come sapete, ogni venerdì c'è sempre la mia pillolina di teatro e non solo, è anche curiosità. Oggi però tocca al teatro, perché c'è una cosa molto simpatica che ho trovato, che spesso quando andiamo a teatro usiamo dei termini, una terminologia che lo facciamo per abitudine, ma perché si dice in questo modo? E oggi la curiosità riguarda proprio le maschere. Le maschere ovviamente sono le hostess o gli steward che ti accompagnano al posto, in teatro, eccetera. Ma perché si chiamano maschera? Ovviamente si risale a qualche secolo fa, dove i teatri erano luogo reale di convivialità, socializzazione, oltre che divertimento ed emozione. Un tempo nella platea c'era il popolo meno benestante, mentre sui palchi c'erano i nobili e i borghesi e nel loggione, la galleria alta,
altri spettatori, solitamente giovani o spettatori meno abbienti. In teatro all'epoca usava anche pure banchettare, quindi mangiare, bere e fare festa, oltre che vedere lo spettacolo. Il pubblico era molto partecipe allo spettacolo in tanti modi, a volte purtroppo anche in modo violento, e venivano compiute delle azioni anche pericolose. E quando la platea iniziava a essere un po' agitata, intervenivano questi buttafuori che portavano fuori gli esagitati con le buone o le cattive. Quindi vi lascio immaginare le risse che potevano nascere in teatro, e questi buttafuori giustamente erano mascherati per non farti riconoscere, perché se fossero riconosciuti una volta fuori dal teatro avrebbero potuto subire delle aggressioni da quelli che sono stati buttati fuori. Quindi ecco spiegata perché il personale di sala nei teatri si chiamano maschere, per queste mascherate. Ora, per fortuna nei giorni d'oggi non c'è bisogno di essere buttati fuori dal teatro, perché siamo tutti più garbati, più bravi. Poi pensate come sono ribaltate le cose. Una volta in platea ci stavano il popolo meno abbiente, meno ricco, e i palchettini costavano un botto. Adesso per andare in platea a volte serve un rene. Però detto questo, piccola curiosità, tanto per una piccola polemichina. Polemichina? Sì, piccola polemica, dai. Facciamo i bravi, da venerdì fatemele passare queste cose. Ma il venerdì, dopo il teatro, ovviamente voglio vedere se sono arrivati i miei ospiti o l'ospite di oggi. Vediamo una coppia. Un ragazzo incontra una ragazza. Un ragazzo incontra una ragazza. Perfetto. Allora, chissà cosa fanno. Bianco e nero, gli opposti. Adoro questo, ci ho fatto caso adesso. Ma mentre loro si accomodano in camerino, in attesa di venire qua con la loro Ivanuccia, linea a Carlotta. Grazie alla nostra Ivana, in questo venerdì di Tadà tornano a trovarci anche i nostri Luca e Francesca, linea face to face. Tadà! Bentornati con Face to Face, dove in questo spazio andiamo a valorizzare e a parlare di tutte le migliori attività commerciali della nostra regione. E oggi sono contento anche di presentare un'attività che io conosco, anche perché ci sono stato. Si parla di food, dove si mangia anche bene, con Giulia del ristorante agrituristico Toscana Fè, giusto? Sì. Ovviamente lo facciamo sempre con Francesca. Buonasera, Francesca, buonasera a tutti. Spieghiamo un po', Francesca, cerchiamo di capire come mai ristorante agrituristico. Infatti la Giulia è la direttrice di Toscana Fair, ristorante con l'orto è la definizione esatta. Esatto. Come nasce l'idea di creare Toscana Fair, e soprattutto quali sono i valori che guidano la vostra attività? Allora, Toscana Fair nasce dalla lungimiranza di Paolo Mati, che ha deciso a un certo punto che voleva creare qualcosa di nuovo all'interno dell'azienda vivaistica Mati nel 1909, quindi decide di aprire un ristorante così dal niente, okay. Nel senso che come idea molto bizzarra, però accolta poi dai fratelli. E ristorante agrituristico Toscana Fair conta, diciamo, in centro la sua filosofia principalmente sulla coltivazione di ortaggi, per cui noi selezioniamo ortaggi insoliti, li coltiviamo nei nostri orti e poi gli orti diventano anche un posto da visitare. Bellissimo. No? Per esempio d'estate abbiamo almeno 6 tipologie di basilico. Per ortaggi insoliti cosa si intende? Allora, ortaggi insoliti sono ortaggi che magari chiaramente non trovi al supermercato, quindi per esempio il cavolo Mizuna, che è questo cavolo che ci sta piacendo tanto ultimamente e ci stiamo facendo di tutto. Gli sformatini, per esempio, sono una ricetta che è molto riuscita con questo cavolo. Oppure, come ti dicevo, il basilico alla liquirizia, scommetto che nessuno di voi l'abbia mai assaggiato, ma è bello e buono. Oppure il radicchio rosa, che ora è nell'insalatone dei nostri pranzi, per esempio.
Poi sono tutte verdure stagionali, quindi chi viene da noi trova un menù realizzato solo con prodotti toscani, ma anche realizzato con naturalmente le verdure di nostra produzione, quindi solo verdure stagionali, ora una varietà di cavoli infinita. E poi appunto via via con la primavera chiaramente ci sbizzarriamo un po' di più anche con pomodori di tutti i colori, eccetera eccetera. Bene, quindi per voi l'approccio alla sostenibilità è fondamentale, e fondamentale anche la filosofia qui. Non so se vedete, c'è una bellissima cassetta, un mini orto qui direttamente da Tadà. Io Francesca sono rimasto un po' colpito da questo basilico alla liquorizia. Cioè io la prima volta lo sento dire, quindi volta. Mi viene un po' di curiosità, no, magari anche per chi ci vede a casa, il basilico alla liquorizia. Con cosa lo fate? Cioè con che tipologia di cibo lo abbinate? Perché mi è venuta questa curiosità, eh? Allora, chiaramente d'estate, quando facciamo le nostre caprese colorate, spettacolare. Ci sta benissimo, anche per variare un po', no? Naturalmente. Poi noi facciamo questo aperitivo nell'orto del giovedì sera che è fatto solo con prodotti, cioè con un buffet vegetariano, no? Per cui ci sono questi plateau di capresi con tutti i pomodori colorati, e lì facciamo assaggiare varie tipologie di basilico. Cioè è anche bello vedere che gli ospiti che vengono da noi poi girano negli orti e vanno a curiosare e vedono che esistono tante tipologie di ortaggio diverse da quelle che magari siamo abituati a vedere e a mangiare. Quindi insomma è anche a livello social comunque sempre qualcosa di colorato, un piatto colorato. Sì. Poi anche il fatto dell'aperitivo, secondo me, è una cosa bellissima. Sì, sì, l'aperitivo dell'orto è un format che abbiamo da 7 anni ormai, quindi ogni giovedì sera d'estate c'è in questa atmosfera un po' particolare, perché siamo in un orto giardino con in fondo tutti gli orti a cassoni con gli ortaggi colorati, gli ortaggi particolari, e è un'atmosfera particolare. A me a questo punto della discussione mi è già venuto voglia anche di andare a provare questa aperitivo. Ora aspettiamo la stagione, si apre la stagione estiva sicuramente. Toscana Fair però è conosciuta anche per le sue meravigliose serre allestite con tanto verde, dove comunque organizzate eventi, congressi. Sì. Sì. Ci racconti come tu ti occupi anche della gestione di tutti questi eventi? Sì, in realtà allora definire Toscana Fair come ristorante è abbastanza riduttivo. È riduttivo, direi. Perché noi abbiamo tanti ambienti diversi che utilizziamo per tantissime tipologie di evento, dal congresso al compleanno, piuttosto che la sfilata o il matrimonio. Le nostre sono serre in vetro, 3 di dimensioni diverse, che sono molto versatili, cioè fate conto di immaginare un modello che viene vestito poi sulle esigenze dell'evento, e quindi ogni evento naturalmente porta con sé delle caratteristiche diverse in termini di allestimenti. Certo, c'è un grande impegno di team, mi immagino. Insomma, esatto. Quindi la criticità sta proprio lì, no? Nel coordinare quelle che sono le esigenze diverse di ogni tipologia di evento in termini di orari, arredi, standard e logistiche poi organizzative interne. Bene, 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 bello, eh? Evento alla serra, anche quello bello, devi infatti segnarlo. Cioè, una cosa anche innovativa, cioè fondamentalmente non è che si trova tanti spazi così ben allestiti come si vede anche dalle foto. È anche ben organizzato, infatti questo mi sa dobbiamo ringraziare Giulia, perché Giulia ha un ruolo particolare, tu sei la direttrice, quindi a te spetta il ruolo di garantire un funzionamento armonioso all'interno di una struttura che, hai ragione, è riduttivo definire ristorante, perché ha in sé un sacco di realtà. Molto poliedrica, sì. Sì, io mi occupo principalmente del coordinamento di persone, di spazi e risorse, oltre a seguire la parte degli eventi più importanti, più grandi, come possono essere matrimoni, convegni, le sfilate, le scene di gala e quant'altro. Naturalmente sono affiancata da validissimi collaboratori perché che non potrei, anche. Assolutamente non potrei mai fare tutto da sola, però è un ruolo che dà tantissima soddisfazione,
complesso, però devo dire che è un ruolo meraviglioso che non cambierei con nessun altro lavoro al mondo. Perché comunque quando si fa un determinato lavoro, la cosa che non deve mancare è anche la passione per il proprio lavoro, perché senza passione secondo me non puoi neanche avere iniziative, idee e soprattutto valorizzare quello che sono gli spazi e anche il fatto di proporre tutta questa ampia varietà di cose da fare, secondo me è fondamentale. Sì, assolutamente. La possibilità che abbiamo noi di creare emozioni rende il lavoro soddisfacente sempre, e la possibilità che abbiamo di personalizzare il servizio sul cliente rende il lavoro mai uguale, quindi ogni giorno fai qualcosa di diverso, ogni giorno un servizio diverso, ogni giorno una tipologia di evento diverso, per cui non ti annoi mai, però questo ti appassiona sempre di più. Senti Giulia, noi qui parliamo di comunicazione per lo più. Quanto è importante per voi essere presenti e comunicare, insomma, in tutti gli aspetti che comporta poi la comunicazione? Certo. Allora, la comunicazione sicuramente è fondamentale ormai oggi in tutte le aziende, perché è l'occasione per dare luce ai propri valori. Chiaro, certo. Quindi mettere in luce quelle che sono le filosofie dell'azienda, l'identità dell'azienda, quindi è fondamentale. Quello che è importante è avere, secondo me, una comunicazione che sia coordinata su tanti canali, perché certo. Questo, cioè mostrare la propria identità in maniera condivisa su più canali è fondamentale. Però ecco, voglio dire che a volte si pensa che l'investimento più importante di un'azienda sia quello che poi è destinato alla comunicazione. In realtà secondo me non è del tutto così, nel senso che alla fine quello che conta tanto, specialmente nella ristorazione, è il valore umano. Cioè la comunicazione fatta bene naturalmente aiuta, però poi quando arrivo in quell'ambiente voglio trovare il riscontro umano, voglio giusto. Trovare la persona che mi sorride e la persona che mi fa capire che sono nel posto giusto e che sto facendo un'esperienza bella. Esatto, e questo ve lo confermo io che ci sono stato, quindi ha detto tutte cose vere. E soprattutto non sapevo di questo aperitivo che ora verrò anche a provare. Sicuramente sì. Giulia, due cose. Allora, dove ti troviamo sui social? Toscana Fair, siete su Instagram, Facebook? Sì, immagino. Certo. Ok, e poi è facilissimo anche da trovare. Uscita Pistoia, prima uscita a destra, rotonda. Subito lì. E la trovate, fate questo bel aperitivo. Grazie Giulia. Grazie a voi. Grazie noi, Giulia. E passo la linea a Carlotta. E noi andiamo avanti in compagnia di una scrittrice bravissima, lei è Anna Pampaloni, autrice del libro In un giorno bellissimo. Grazie per essere con noi e benvenuta a Tada. Grazie Carlotta, grazie Diletta, grazie a tutti voi. Grazie a lei per essere con noi. Quindi con questo libro descrive la sua esperienza personale, quando negli anni 90 inizi il difficile percorso per l'adozione, quindi iniziano i viaggi verso l'orfanotrofio, l'infinita burocrazia, anche i colloqui con gli assistenti sociali. Però ecco, perché hai deciso di scrivere il libro? Perché volevo rendere testimonianza del fatto che non sempre tutte le adozioni riescono male. Perché riuscita. Questo è stato un grande successo. È stata una grande fatica, un percorso molto lungo, come ha detto lei, con burocrazia, povertà, miseria, visite negli orfanotrofi, che mi ha fatto tardare. Io questo libro l'ho scritto molti anni dopo, perché non riuscivo a metabolizzare tutto quello che avevo visto. Tuo figlio si chiama? Si chiama Iosif Castrucci. Lo hai adottato quando aveva 5 anni? Sì. Occhi chiari? Occhi chiari, molto bello, ma forse sono di parte. Biondino, non altissimo, magari qui lo posso descrivere nel leggendolo. Ovviamente nel vuoi subito leggere? Se no, dopo, anche dopo, okay, come vuoi. Okay. Come vuoi. E appunto, ha compiuto 30 anni. Ha compiuto lo scorso ottobre 2023. Il 31 ottobre del 2023. E per l'appunto il libro è stato pubblicato proprio... Ho fatto le corse per
poterlo finire e poterlo regalare. Per festeggiare i suoi 30 anni. Sì. Cosa hai provato nel corso? Allora, soprattutto all'inizio. È stato molto difficile. È stato un percorso che, se non sbaglio, hai iniziato nel 96. Sì. E dopo 2 anni, sì, sei riuscita ad adottarlo. Non sono stati 2 anni semplici. No, perché appunto abbiamo avuto molti colloqui con gli assistenti sociali, con gli psicologi. Ci siamo sottoposti a tantissime analisi, anche quella per vedere se eravamo psicologicamente adatti, certo, se non avevamo malattie mentali, se non avevamo l'HIV. Siamo stati, come si dice a Firenze, rivoltati come un calzino. E dopodiché c'è stata la lunga attesa, che è stata effettivamente lunga. Oggi posso dire che forse è stato meglio così, perché ci ha rafforzato nelle nostre convinzioni. Certo. Però intanto che sei lì che aspetti 2 anni non è piacevole. È stata una strada tortuosa, ma che vi ha portati alla felicità. Siamo stati molto felici e purtroppo Saverio, mio marito, è morto l'anno scorso e di qui anche la difficoltà a finire il libro, perché non c'avevo più un interlocutore importante accanto che aveva diviso con me questa bellissima esperienza. Però ce l'hai fatta, il libro è finito e noi siamo felici appunto di parlarne, perché vale davvero la pena leggerlo. Grazie mille, grazie davvero. Sei figlia d'arte? Sono figlia d'arte, sì, sono figlia di Geno Pampaloni. Scrittore e critico, giusto? E critico, sì, però questa è una cosa mia. È una cosa tua, è giusto dirlo, Anna. Ti va di leggerci un pezzettino del libro? Sì. E poi magari lo rifacciamo anche nella seconda parte. Benissimo, allora, è la fine. Ok. Qualche tempo fa stavo salendo in macchina, eravamo ai saluti. Lo specchietto retrovisore mi restituisce la sua immagine in lontananza. È un bel biondino, non altissimo, e questo è stato un po' il suo cruccio. Ma dopo avergli parlato a lungo di Diego Armando Maradona, di Tom Cruise e di Dustin Hoffman, si è convinto. Gli occhi sono il suo pezzo forte, grigio-verdi e azzurri a seconda del tempo e delle stagioni. Mi saluta con la mano, scruta ancora la strada perché ha paura che non abbia riflessi pronti. Benché mi porti egregiamente gli anni, vada yoga, lunghe camminate, peso forma, una gran figona si è addirittura lanciata a dirmi, aggiungendo per la tua età, casomai si fosse spinto troppo in là con i complimenti, penso che gli dispiaccia che invecchi, così come la morte di suo padre è un secondo abbandono, dal quale non si è ancora ripreso. Così come gli dispiace che io sia da sola, senza più nessuno. Se mi vede distratta, si preoccupa, mi saluta con la mano, è strano ma vero, mi sorride. Clic, ferma immagine, per sempre. Che è bellissima parola, anche se sai che non è vero. E sarà quel che sarà. Come diceva spesso mia nonna quando ero piccola, con aria misteriosa, facendomi immaginare sempre qualcosa di magico e bello per il mio futuro, e aveva ragione. Capiamo che è una storia di forti emozioni, ma soprattutto anche proprio di forza. Grazie, grazie, sì, penso di sì. Anna, ti stai emozionando? Sì, mi sto emozionando. Allora, facciamo una cosa, io ti interrompo. Bene, brava. Ma torneremo a parlare più tardi di questo tuo bellissimo libro. Bellissimo, grazie, grazie, grazie molto. Perché adesso in linea il nostro geologo Stefano Farinelli, linea liberamente. Grazie Carlotta, bentornati a Liberamente, lo spazio in cui la divulgazione scientifica è per tutti, ma non solo, anche il turismo ambientale e sostenibile. Oggi facciamo un salto un po' in estate, all'inizio dell'estate, dove i colori della natura sono bellissimi, e qua purtroppo ancora siamo alla fine del nostro inverno, quindi una giornata piuttosto piovosa. Invece noi ci catapultiamo in questo bellissimo sole della Val Tiberina Toscana, il luogo da cui poi io provengo, e andiamo a scoprire la riserva naturale regionale dell'Alpe della Luna, che si spalma, si distribuisce nei comuni di Badiate d'Alda, Sansepolcro e Pieve Santo Stefano. Quindi chiedo alla regia di inviare il primo servizio. Siamo all'interno della riserva naturale regionale dell'Alpe della Luna. Questa è un'area molto vasta che si estende in Val Tiberina Toscana, proprio al confine fra Umbria, Marche ed Emilia Romagna.
La riserva naturale ospita il crinale appenninico che fa da spartiacque fra la Val Tiberina toscana e la Val Marecchia, quindi il litorale adriatico. Qui nel crinale 00, il sentiero che collega in realtà un po' tutta l'Italia da nord a sud, si possono trovare delle bellezze naturalistiche di assoluto pregio, partendo dalla fauna fino ad arrivare ovviamente alla flora locale. Ci troviamo in corrispondenza del Monte dei Frati, a 1453 metri sul livello del mare, uno dei luoghi più alti in questo comprensorio appunto della Val Tiberina toscana. Il Monte dei Frati spicca fra appunto la Val Tiberina e la Valle del Marecchia, quindi da qua si può anche scorgere in realtà anche il mare quando la giornata è serena e quindi non ci sono nuvole all'orizzonte. Per arrivare al Monte dei Frati si passa dalla località Spinella o Pian delle Capanne. In realtà sono dei luoghi al confine fra i comuni di San Sepolcro, Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano. Per arrivare appunto quassù c'è da fare una bella camminata, sono dei sentieri di montagna contornati da faggi secolari. Si arriva, come dicevo, a 1453 metri sul livello del mare. Prima di toccare questa quota però si può scorgere l'Alpe della Luna, il famosissimo anfiteatro in roccia marnoso arenacea. Si possono vedere chiaramente gli strati che si alternano di arenaria e marna, che creano questo bellissimo spettacolo della natura, proprio un'alternanza favolosa di colore grigio in realtà che poi risplende al sole. L'Alpe della Luna è in realtà anche una storia antica, una leggenda se vogliamo. Qua i padroni della zona, i grandi latifondisti, si erano innamorati, l'uomo e la donna si erano uniti per poi fuggire in realtà dalle proprie famiglie di origine e chissà poi dove andare con un tesoro nascosto che però in realtà nessuno ha mai trovato. Da quassù, essendo il crinale che separa le due vallate, si può scorgere a sud anche il Monte Nerone e il Monte Catria, quindi si guarda verso le Marche. Dicevo appunto che qua siamo in un incrocio fra le tre regioni, fra la Toscana, le Marche, l'Umbria e l'Emilia Romagna. Qua vicino c'è proprio un punto, addirittura, che si chiama i Tre Termini, proprio perché da lì si possono toccare appunto tre di queste regioni. Proseguendo tutto il sentiero si può giungere qua da Bocca Trabaria fino a Via Maggio, i due passi montani tipici che conducono appunto nelle varie zone fra Umbria Toscana, Emilia Romagna, dicevo appunto e Marche. La camminata è piuttosto lunga e il dislivello è piuttosto importante, si tratta di circa 1000 metri di dislivello, pensate un po' in 20 km, anche se siamo sul crinale, perché è un continuo sali e scendi. Di sicuro i sentieri per l'escursionismo non mancano, qua si può venire in bicicletta per fare trekking come facciamo noi oggi, quindi il divertimento è ovviamente assicurato rimanendo all'interno di un'area naturale, protetta, riservata, dove non si sente altro che il rumore del vento e degli animali selvatici. Beh, veramente soltanto il rumore del vento e degli animali selvatici, tranne qualche escursionista che si può appunto trovare. Lì, ricordo ancora, siamo su uno spartiacque morfologico, l'ho accennato. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando ci sono le precipitazioni, ad esempio nevose o piovose, lì tutta l'acqua poi si distribuisce nelle due vallate e va a confluire, ad esempio in Val Tiberina, all'interno dell'invaso artificiale di Monte d'Olio, quindi è proprio una risorsa per noi. E lì il forte vento, che ho detto si sente solo quello, ma sbatte proprio sulla ripa della Luna, su questo anfiteatro, provenendo ovviamente dal litorale adriatico, quindi dal mare non trova ostacoli. E anzi, in lontananza qualche volta si può anche vedere, oltrepassando, il Sasso di Simone, che abbiamo già visto in una puntata nei mesi scorsi. Quindi niente, nel prossimo servizio andremo a scoprire ancora un'altra parte importante, fondamentale, sempre all'interno di questa bellissima riserva naturale. Quindi cedo la linea a Carlotta e ci vediamo dopo. Grazie al nostro Stefano come sempre, ma adesso ci spostiamo sul lato cucina perché vi presento i protagonisti della nostra terza parte. Finalmente tornano a trovarci a Tadà Leonardo e Mario, dritti dritti dal ristorante Mattacena di Firenze. Come ciao. State? Ciao, 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 ciao. Siamo tornati, sei contenta? Oh, contentissima! Finalmente. Leonardo, una domanda, com'è oggi Mario? Tranquillo. Tranquillo, tranquillo. Allora mi posso avvicinare senza problemi alle 19. Vieni, sei benvenuta. Avete parlato con il nostro piano induzione? Certo, sì, sì, okay? Ci ho parlato già, tranquillo, funziona. Quindi oggi lo presentiamo il piatto? Sicuramente certo. Sì. E cosa ci presenterete? Senti, oggi portiamo una ricetta che viene dal Trentino. Leonardo quest'estate è stato dal Trentino, sicché abbiamo una ricetta Trentino-Toscana. Trentin-Toscana. Trentin-Toscana. E allora, per questa ricettina Trentin-Toscana, l'appuntamento è? Alle 19. Alle 19, qui. Puntualissimi. Puntualissimi. Certo. Mattacena. A dopo, a dopo. Grazie, Carlotta. Adesso, la forza della solidarietà.
Massimiliano, Luisa e Luca, rieccoci qua. Quindi torniamo a parlare di un casco per Nottola, raccolta fondi per l'acquisto di un casco refrigerante per il reparto di oncologia di Nottola. Corretto. Dobbiamo precisare che voi associazioni vi siete unite, no? Proprio per promuovere questa raccolta fondi, ma che siete in collaborazione con cittadini, enti, pubbliche amministrazioni e aziende private. Corretto, Carlotta. Come ho detto prima, oltre 30 associazioni hanno aderito a questo progetto, però non possiamo dimenticarci il patrocinio riconosciutoci da tutti e 10 i comuni dell'Unione dei Comuni della Val di Chiana Senese, nonché da Società della Salute e da l'Unione dei Comuni appunto. Quindi assolutamente progetto riconosciuto da parte di tutti, di una rilevanza notevole. La cosa bella di questo progetto appunto, e a parte la donazione di questa strumentazione importantissima, è anche che si mettono insieme risorse, persone, passioni, competenze che abitualmente non stanno insieme e ci si unisce come capita spesso e volentieri in Italia. Siamo bravissimi a fare associazionismo, cooperazione, a darci una mano, quindi un progetto con una doppia valenza sicuramente, certo. Quello di la forza sta proprio nell'unione. Assolutamente, infatti mi piacerebbe che fosse inquadrato questo logo che portiamo sulla spilletta qua sul petto, insieme proprio il nome che è venuto spontaneamente da questa unione di forze, di intenti, di passioni e di amore fondamentalmente per anche per un territorio. Non dimentichiamoci che Val di Chiana Senese in questo anno sta concorrendo per diventare capitale della europea della cultura, quindi comunque c'è anche qualcosa che si muove, certo. Sotto. Quindi un'iniziativa importantissima, lo ripetiamo, che mira a contrastare la caduta dei capelli, tutte quelle persone che già devono intraprendere un percorso molto molto delicato. Sì, noi con questo presidio aggiungiamo altre cose che negli anni altre associazioni come l'Atletico Sinalunga hanno donato al reparto dell'oncologia di Nottola. Questo proprio perché ci sono a volte delle strumentazioni che non passano proprio dal percorso pubblico e quindi hanno bisogno di essere introdotte in ospedale attraverso delle donazioni. Ci sono delle associazioni come questa che appunto da 20 anni dà il suo contributo con donazioni all'oncologia, ma ci sono anche associazioni come Io Sempre Donna o il gruppo di Bettolle e Rosa dedicate al sostegno delle donne operate al seno che hanno sostenuto il percorso psicologico e creano eventi sempre per donare anche loro presidi ospedalieri oppure sostegno psicologico al reparto di oncologia di Nottola. Tutto questo, diciamo, nasce anche per sostenere il nostro ospedale, per creare un senso di appartenenza, per promuoverlo, per far sì che sia una realtà che sia di servizio per tutto il territorio anche. E quindi è molto importante che tutti i comuni sentano come proprio questo ospedale e che lo sostengano per la salute di tutti. E anche noi stiamo capendo come aiutarvi, come supportarvi. A parte, eccolo qua, sta passando l'IBAN. Oltre a tutti gli eventi che sono già stati pensati, ma anche agli eventi in essere o che saranno. Ripartiamo da qua. Sì, sì, no. Abbiamo parlato della camminata del 16-17 di marzo, ma anche... Come detto, la camminata è il prossimo evento, l'evento forse clou, sicuramente perché andrà a toccare, come ci ha spiegato Luca, tutti e 10 i comuni, quindi comunque si dà un senso ancora più ampio a questo progetto di area. Eventi di cui al quale abbiamo partecipato, che sono stati messi in piedi, sono svariati. Dicevo prima, eventi teatrali, per esempio lo spettacolo teatrale, esatto, Col senno di poi, messo
in scena dalla compagnia del Bucchero, che è collegata all'associazione al gruppo Bettolli Bettolli Rosa, Rosa. Sì. Ecco, che vedete delle immagini volta, che per la prima volta si è esposta e con le donne operate al seno ha creato questo spettacolo veramente. Quindi state unendo davvero tutte le forze per comprare questo casco. Ci torniamo più tardi, adesso io devo interrompervi. Intanto Luca, grazie per essere stato con noi, perché più tardi ci sarà un turnover, ma torneremo appunto a parlare di questo importantissimo progetto nella terza parte. Grazie. Grazie. Perché adesso linea al nostro salottino, linea a Divana. Eccomi qua spiaggiata nella mia amata poltroncina, perché sono arrivati i miei ospiti, non avevo sbagliato, sono due. Ve li presento, Michela Borgiotti Fostova. Buonasera. Ho indovinato. Fatica. E Gabriele Borgiotti, benvenuti. Ciao, grazie. Della scuola Bohemian Ballet Studio. Allora, io voglio iniziare proprio con te, Michela. Tu sei nata in Russia, giusto? No. Ecco, ho sbagliato subito. Praga, scusa, Praga, ho sbagliato. La Repubblica Ceca. Mea culpa. Nasci a Praga e già da bambina, a 4 anni, inizi a ballare e inizi la ginnastica ritmica, giusto? Giusto. Che dopo, dalla ginnastica ritmica, sei diventata anche campionessa. Sì, appena sai Europa. Com'è stato questo approccio con la ginnastica ritmica e poi con la danza? Allora, ho cominciato, avevo 4 anni, con la ginnastica ritmica, allo stesso tempo frequentavo anche le lezioni di danza. Poi in un certo punto ho dovuto decidere o ritmica o la danza. E la passione per la danza era grande, poi ho visto che con la danza ti potevi esprimere totalmente. Esattamente, era una cosa un po' più grossa, mi dava più soddisfazioni. Soddisfazioni. Tra l'altro ti sei esibita in Germania, in Belgio, un po' in tutto il mondo europeo. In America sei stata a ballare? No, solo in vacanza. Solo in vacanza. In vacanza mi piace. Poi, e mi collego a questo, inizi la passione e il lavoro come danza, come ballerina, e inizia a lavorare sulle navi da crociera, giusto? È giusto, sì, esattamente. E dico le navi da crociera perché mi ricollego al ragazzotto qua accanto, perché tu che facevi nelle navi da crociera? Ho fatto l'ufficiale sulle navi da crociera e per 10 anni circa, e gli ultimi 3 anni ho conosciuto Michela, poi abbiamo deciso di ristabilirsi ad una vita terrestre, normale, e di mettere su famiglia in seguito. Anche perché siamo a casa, quando uno lavora nella vita a crociera, voi andate in crociera una settimana, 2 settimane, 3 settimane, ma chi ci lavora ci sta dei mesi in crociera. Dai 4, tu dai se non 4, sbaglio, 6 mesi. A lei che stava 6-7 mesi. 8 mesi. Sulla nave da crociera e ha poco tempo per stare a casa sulla terraferma. E voi vi siete conosciuti lì e avete deciso, dopo 2-3 anni, hai detto, scusami. Dopo circa 3 anni, di consolidare la vostra famiglia sulla terraferma, a Livorno. Livorno, esatto. E lì ti è venuta un'opportunità. Sì, tramite un amico abbiamo trovato questo posto, questo fondo, questa location, che si prestava già di per sé a poter diventare una scuola di danza, visto e considerato che era uno studio di registrazione. E ho visto un'idea, l'ho fatta mia, diciamo, l'ho proposta a Michela, perché io, diciamo così, sono stato un po' il, per usare un termine inglese, un po' il co-founder della, certo, della scuola. Cioè, però poi la regista alla fine è Michela, quindi... È Michela perché giustamente noi non siamo abituati in Italia purtroppo a avere un conservatorio di danza. Cioè, abbiamo il conservatorio di musica, ma il conservatorio di danza non ce l'abbiamo. Michela si è laureata in conservatorio di danza, quindi è coreografa effettivamente a tutti gli effetti. Esatto. Un gioco di parole.
Quindi giustamente Gabriele dice uniamo l'utile al dilettevole. Ho trovato l'opportunità della location, iniziamo il percorso di scuola qua a Livorno, giusto siete? Esatto. E così è nata la Bohemian, vale giusto? Sì. E da lì cosa, quali sono i vostri corsi preferiti? Allora, giustamente abbiamo cominciato con quello che prima per la danza è la danza classica, perché senza la danza classica non si balla. Esatto. Okay. Quindi la danza classica, danza moderna contemporanea, jazz. E fra forse 3 anni abbiamo anche inserito una cosa nuova, perché era nuovo anche diciamo in genere per italiani, ancora non era così conosciuta, la pole dance. Oh, e proprio qui ti volevo. La pole dance, che tra l'altro oggi si esibiranno dei tuoi gruppi di allievi, e oggi vediamo un gruppo piccolo, giusto? Sì. Un gruppo di età piccola, intendo, però va dai 4 anni a crescere. Esatto, abbiamo le bimbe più piccole che cominciano a 4 anni, poi quelle più grandi, ma anche gli adulti, quindi tutta l'età. È aperto totalmente a tutti la danza e la pole dance. Ma detto questo, mentre noi abbiamo fatto un po' le nostre ciaccoline, dopo vedremo all'opera il frutto del tuo lavoro con i tuoi allievi, e dopo altre domandine te le faccio dopo con loro, perché detto questo linea Carlotta. Grazie alla nostra Ivana e ai suoi ospiti, ma adesso Francesca e Luca face to face. Ta-da! Grazie Carlotta, anche in questa seconda parte parliamo di cibo, di mangiare, e lo facciamo con Francesco. E ovviamente il nome della tua attività, del tuo negozio, te lo faccio dire a te perché è un po' particolare, no? Sì, la Bottega dei Pippi. Intanto buonasera e grazie per l'invito. Grazie. Bene. A te, grazie a te. Francesca, conosciamo un po' meglio questa bottega. Sì, ma innanzitutto spieghiamo ai telespettatori cosa sono i Pippi, perché sono un dolce particolare pistoiese legato a una tradizione particolare. Sì, una tradizione molto sentita a Pistoia. Il Pippo di San Bartolomeo è un biscotto di pasta frolla ed è legato alla tradizione tipica pistoiese. Praticamente il 24 agosto San Bartolomeo, il santo protettore dei bambini, si porta i bimbi in chiesa. In realtà si portano sia il 23 che il 24, si portano i bimbi in chiesa e per benedirli, proteggerli un po' da tutte quelle che sono le malattie. E dal dopoguerra è tradizione regalare proprio una collana fatta proprio di pippi, quindi di biscotti, confetti pistoiesi che all'occorrenza le fanno bucati per poter essere infilate, caramelle, cioccolatini e una bella medaglia al centro. Una tradizione che lega un po' tutte le generazioni, dai nonni alle zie, ai genitori, ai bimbi e ai nipoti. Quindi è una bella tradizione da proseguire, e il nostro intento è quello di farlo conoscere a più persone possibili. Certo, per te questo è un progetto nuovo insieme a tua moglie Erika, che salutiamo, ciao Erika, e perché tu in realtà hai un trascorso da sportivo professionista, eri un calciatore professionista, ti sei buttato nel food. Sì. Come mai l'idea di aprire, allora, io la Bottega dei Pippi? Ormai poi, il calciatore è un lontano ricordo, bello trascorso. Comunque poi dopo io, quando ho smesso, subito ho cominciato ad occuparmi di cibo, di mangiare. Infatti tuttora lavoro in una macelleria di famiglia, e da lì è nata la passione per sperimentare, per provare, per cucinare, per far tutto quello che si dice buon cibo, buona tavola. Ed è nato per scherzo l'idea di, tramite riprendendo una vecchia ricetta, iniziare a fare i biscotti proprio all'interno della macelleria. E si vedeva che questi biscotti non venivano richiesti solo a San Bartolomeo, ma le volevano in continuazione. E da lì, insieme a mia moglie, abbiamo detto perché no? Perché non provare
a vendere tutto l'anno e qui siamo partiti. Da lì siete partiti. Sì. Infatti, nonostante sia di recente apertura l'attività. Perché... Sì, un poco più di un anno e mezzo, che poi abbiamo scelto una data che per noi è molto importante, perché 14 luglio è la nascita della nostra prima bambina, quindi per noi è una data che ricorderemo in tutti i sensi, quindi per noi è stato un motivo ancora in più per partire proprio in quella data lì. Ci sta portando fortuna e per ora siamo molto contenti. Bene, infatti so che avete anche tanti progetti in ponte. Non... Sì, sì. Ora qua vediamo alcuni dei vostri prodotti. Sì. E qui c'è proprio un progetto... Sì, molto importante. Allora, abbiamo avuto la fortuna di conoscere un'azienda di packaging a Milano che fa delle cose straordinarie. E ci ha permesso comunque di far conoscere il biscotto anche in realtà, per noi comunque molto importanti. Non ultimo infatti la collaborazione con l'Hotel Savoy di Firenze, che diciamo dura da quasi un anno. Loro sono molto contenti, noi ancora più di loro, perché comunque per noi è una bella vetrina. E abbiamo anche dei progetti che insomma sposteranno i biscotti sempre più lontano da Pistoia. Tra poco si svilupperà un'altra bellissima realtà a Roma e abbiamo anche già sperimentato Milano tramite una collaborazione con un produttore di zafferano. Abbiamo presentato i nostri biscotti allo zafferano col cuore fondente e col cuore di arancia amara ed è stato un successone, quindi per noi motivo d'orgoglio. Sono belle queste tradizioni, poi alla fine riportare anche una tradizione antica, tramandata, rivisitarla, anche rinnovarla e far conoscere anche magari qualcosa alle generazioni future, future di un qualcosa comunque che un tempo andava tanto. Sì, una delle cose più belle è quando i clienti nei primi tempi entravano in negozio e sentivano il profumo e mi dicevano ricorda la mia infanzia e quei tuffi del passato che ti fanno e tuttora a me mi fanno emozionare, perché comunque aver dato la possibilità a gente di ricordarsi la propria infanzia è la cosa che per me non è impagabile come mi immagino come... anche tante persone che per la prima volta vedevano questi biscotti volevano sapere la storia di questi biscotti. Sì, molto sì, affascinati un po' da tutto il discorso, anche per tanta gente che era già passata da Pistoia e non conosceva niente perché magari era passata, perché una cosa diciamo che ha creato il negozio nostro è che, come tutte le tradizioni, durava una ventina di giorni all'anno. Invece noi l'abbiamo proseguita per tutto l'anno, quindi magari la gente che veniva a gennaio, febbraio, non conosceva perché non vedeva in nessun negozio i biscotti, i pippi. Quindi se prima era per un determinato periodo e basta, l'avete ampliato proprio per tutto l'anno. Per tutto l'anno. Con variabili più possibili. Anche perché noi facciamo solo questo, quindi in tante variabili, perché creiamo molte cose sempre inerenti al biscotto. Comunque facciamo un tiramisù che chiamiamo tirami pippo con il nostro biscotto, e facciamo uno strudel con l'impasto del pippo. Cerchiamo comunque di dare, e si vede comunque che la caratteristica del nostro biscotto è che si evolve facilmente con tante cose, quindi si presta a tante situazioni. Poi immagino con tutti i prodotti genuini, stra... All'interno, sì, cioè, perché poi in realtà gli ingredienti, per dirlo a nostri... È un biscotto di pasta frolla. Di pasta frolla. Però certo. Noi riusciamo con le collaborazioni... Inizia tutto a chilometro zero, quelli più vicini a noi, riusciamo a creare un connubio per far crescere il nostro biscotto. Non ultimo abbiamo fatto, per dire, abbiamo presentato un panettone al tartufo con un'azienda di San Miniato, dicevo lo stesso zafferano, con il miele di una ragazza su locale sopra Pistoia. Offrite anche delle realtà, quindi. Sì, diamo secondo noi importanza a loro e loro ci danno valore a noi, perché comunque mi piacciono molto queste sinergie e continuiamo comunque a collaborare con quelle realtà che creano queste sinergie. Le sinergie si crea quando anche dall'altra parte riconoscono la qualità del prodotto, quindi. Sì, è un interscambiarsi di cose, perché si cresce insieme. Okay. Cresce il mio prodotto, ma allo stesso tempo cresce anche il prodotto che utilizzo per valorizzare il biscotto. Certo. E una cosa, Francesco, dove ti possiamo trovare sui social? Vabbè, sulla pagina, ormai i social sono diventati comunque una cosa fondamentale e almeno anche per noi sono state determinanti per la crescita, diciamo, esponenziale del negozio, certo. Per farci conoscere. Quindi su Instagram La Bottega dei Pippi, su Facebook. Ma te le chiedono qualcosa anche, magari ti scrivono sui social delle ordinazioni del prodotto? Sì, ci siamo già attrezzati, una delle più grosse soddisfazioni, i clienti entrati magari da Lecco, venuti in vacanza a Pistoia, hanno assaggiato i biscotti e ci hanno ordinato per Natale
magari per fare un regalo originale a degli amici che chiaramente non conoscono. Perché anche un'idea regalo originale è una cosa così particolare. Sì, perché perché si possono anche personalizzare, certo, peraltro. Quindi... con i nomi, con tantissime cose. Più che altro che dare un prodotto che soprattutto creiamo dal biscotto di pasta frolla originale, tutte quelle che sono le sfumature sono in realtà biscotti mai esistiti, cioè nel senso è pura nostra invenzione. Quindi... molto bene, molto, molto, veramente molto bello. Va bene Francesco, ti ringraziamo. Grazie mille. Grazie a noi e ripasso la linea a Carlotta. A Francesca, grazie al loro ospite, ex calciatore, mi fa pensare squadra che vince non si cambia, voi non cambiate canale perché ci prendiamo una piccolissima pausa, Tada torna subito, restate sintonizzati.